Solo due parole, per dire che questo lavoro io l'ho firmato in qualità di OIV a chiusura del mio mandato. Ritengo importante aver chiuso il mandato con questo documento perché effettivamente è la corretta espressione, la corretta sintesi di un lavoro duro fatto in 3 anni. Tra di voi vedo colleghi OIV dei primi mandati, vedo colleghi delle strutture tecniche di altre amministrazioni. E con loro abbiamo condiviso un lavoro molto faticoso, molto duro di introduzione dei concetti della 150. Concetti non nuovi, concetti vecchi, concetti già scritti nelle norme, concetti già ribaditi dalla giurisprudenza, con particolare riguardo alla giurisprudenza amministrativa, tutti concetti legati alla produttività, alla responsabilità dirigenziale e a un concetto di funzionamento dell'amministrazione pubblica non come un soggetto privato, ma con una logica di tipo privatistico, nel senso da intendere come un'attitudine a fornire servizi di altra natura, di diversa natura, di natura più o meno intellettuale a secondo i casi, ma un atteggiamento di produttività, di utilità per l'utente esterno. Un utente esterno che può essere il singolo cittadino, può essere un'altra amministrazione dello Stato, cioè una visione attiva e non burocratica nel senso negativo nella tradizionale accezione che finora si è avuta di una pubblica amministrazione. Quindi una pubblica amministrazione che è utile, serve, cresce, migliora. È evidente che l'introduzione degli strumenti della 150, mi riferisco in particolare al piano della performance, altro non sono stati se non quello strumento, quel canovaccio di sintesi che costituisce il punto di partenza e il punto di arrivo delle azioni delle amministrazioni, cioè la progettazione collettiva, la strategia, la visione che si vuole dare un ente, dunque la partecipazione attiva, misurabile, verificabile anche in termini di crescita e di miglioramento da parte di tutti i singoli che fanno parte di una macchina complessa ma unitaria. È dunque un momento di sintesi. Quando andiamo a chiudere i nostri esercizi di piano della performance, e il benessere organizzativo altro non è se non uno di questi momenti di sintesi. È vero che l'indagine è fatta sulla percezione, come poi in dettaglio vi racconteranno i ricercatori che hanno approfondito e analizzato i risultati, condotto l'indagine, eccetera. Ma la percezione raccolta è un elemento importante. Vedo qui il professor Tulli in fondo nascosto come mi nascondevo io durante i suoi corsi. È molto importante per poter ben agire, saper ascoltare. E saper ascoltare vuol dire anche avere tutte le informazioni possibili. Anche non di tipo oggettivo, però avere l'interlocuzione è importante, per avere un'interlocuzione è importante conoscere lo stato del nostro interlocutore. Stiamo parlando di un interlocutore interno. Beh, è un interlocutore importante. Come giustamente diceva Mimma, la comunicazione che poi vedremo nel dettaglio, mi pare sia stato uno dei momenti un pochino di maggiore sofferenza usciti fuori dalla rilevazione, la comunicazione si fa a due, dunque vertice e base tra colleghi, tra la dirigenza che deve avere una percezione chiara e netta di quello del capitale, della risorsa, della vera risorsa di cui dispone, cioè il capitale umano, le risorse umane, le risorse intellettuali, le competenze di cui dispone e che dunque deve saper gestire. Per saper gestire, per poter portare
approfitto la pianificazione strategica che ci poniamo col piano della performance, dunque ad arrivare a dei risultati significativi, è di tutta evidenza che un miglioramento delle condizioni di benessere organizzativo non sono un dato di poco conto. Qui mi taccio perché le cose da dire sono veramente tante, però mi piaceva sottolineare questo momento di sintesi complessiva che ha il piano della performance, su quale insisteranno anche tutte le azioni per l'anticorruzione. Qui, come diceva il direttore, abbiamo il responsabile dell'anticorruzione, nonché capo del personale, che inviterei al tavolo, visto che adesso seguiremo, non c'è più, perfetto, lo invitiamo comunque al tavolo. È già scappato È via, scappato. Questo mi sì, sembra un bel perché messaggio. questa brutta abitudine. Tornerà. Bene. Ma Quindi io darei la parola sempre come al a solito su questo questi punto, darei la problemi. parola a Maria Concetta Giunta. È un passaggio di testimone. Mi dispiace non poter fare altrettanto col mio successore OIV, perché mi sarebbe piaciuto fare proprio un passaggio di testimone, però sono assolutamente convinta che chiunque sarà, grazie Dovete anche ancora a farlo? questo ulteriore incarico, questa ulteriore incombenza non scritta che avrà Maria Concetta Giunta, di farsi anche lei promotrice di questo passaggio di consegna. Grazie a tutti i collaboratori che hanno lavorato su questo, lo ribadisco, non è di forma, veramente sono riusciti a trovare veramente di sostanza, come giustamente mi suggerisce la professoressa, perché veramente sono riusciti a dedicare entusiasmo, energia, nonostante veramente ognuno di loro appartenesse a strutture particolarmente oberate di lavoro e non il solito nascondersi dietro i mitici carichi di lavoro che sono sempre qualcosa di imponderabile. Li riusciremo a ponderare? Bah, chissà. Ah, E cerchiamo di quindi fare. veramente un apprezzamento sincero. Prego. Bravo.